Vado. Appassionati di calcio a 5 di Serie A, siamo giunti alla 24esima giornata nel massimo campionato nazionale. Si torna a giocare alla Pallacoscene di Nocera Inferiore, Real San Giuseppe contro il signor Prestito CMP Matera. Chi vi parla è Termine Sposo, sono in compagnia di Augusto Di Orio, buonasera a tutti. Gran bella partita qui al terzultimo turno del campionato, al netto ovviamente di tutti i recuperi. Andiamo alla lettura delle formazioni con il Real San Giuseppe senza Elisandro e Montefalcone squalificati e imparato infortunato, il 7 De Luca, 8 Duarte che è il capitano, 11 Ciano, 14 Napoletano, 18 Rau, 19 Alex, 20 Colladoro, 22 Molipierro, 30 Pedrinho, 55 Sabatti, 89 Portuga, 91 Lepre, allenatore Julio Fernandez, risponde il signor Prestito con 1 Weber, 2 Easy, 4 Neto, 6 Pulvirenti, 8 Well, 10 Andressi Santos, 11 Perrucci, 12 Strippoli, 13 Wilde, 17 Arboni, 19 Cesaroni, 21 Bijak, 23 Nucera, 24 Romagnoli, allenatore Lorenzo Nitti che lascia fuori per infortunio Galliani e Ramon Bueno Ardite per la rotazione, per la scelta tecnica. Il primo arbitro è Daniele Borgo di Schio, il secondo Simone Zanfino della sezione di Agropoli e il crono sarà diretto da Gianluca Zuzzolo della sezione di Caserta. Augusto, è una partita più che affascinante, una partita anche determinante ai fini del campionato. Sì, una partita che vale tantissimo per entrambe le squadre. Il CMB ha la possibilità di entrare nella storia del proprio club, perché per la prima volta potrebbe entrare nei playoff con un risultato positivo qui a San Giuseppe. Dall'altro lato la squadra di casa, Real San Giuseppe, per giocarsi ancora le residue speranze di agganciare il treno dei playoff, deve necessariamente battere la formazione materana. Tutto pronto per l'inizio con il Real San Giuseppe, ormai in casacca blu, totalmente bianco invece il signor Prestito. All'andata finì 7-4 se non erro per il CMB, con tante polemiche, poi dopo entreremo nello specifico. La gara si è giocata a dicembre, ma anche Lisandro, Augusto, può essere un'assenza pesante per Fernandez. Sicuramente sì, manca il pivot di riferimento per la formazione di casa, Lisandro che sembrava anche aver raggiunto una condizione migliore rispetto a quella di inizio stagione, quindi sicuramente sarà un'assenza pesante. Vediamo il mister come intenderà gestire praticamente la fase offensiva. Da questo quintetto vediamo che ha sostituito rispetto al quintetto iniziale, sta giocando Max De Luca, quindi sarà Alex, diciamo, a occuparsi di più della fase di possesso della squadra di mister Fernandez. Oltre ad Alex e De Luca ci sono Pedrinho, Duarte e Molitierno a completare il quintetto, risponde il signor Prestito CMB Matera con Weber, Neto, Wilde, Santos e Pulvirenti. Un po' lontano, quindi siamo andati a pescarlo anche grazie all'aiuto di Augusto. Arriva il fischio d'inizio, parte la 24esima giornata con Wilde, palla per Weber, occhio a questa, intanto il destro di Weber, occhio a questa giocata tattica della signor Prestito. La vediamo spesso nel signor Prestito, soprattutto nel calcio d'inizio, quando si trova comunque a non abbattere praticamente la palla, anche un uomo che hanno subito gol. È una giocata che il signor Prestito fa spesso. Neto, uno dei grandi acquisti da parte del signor Prestito, arrivato a gennaio. Intanto c'è un problema con il tabellone che ha suonato, ovviamente purtroppo quello centrale non è attivo. Dopo 20 secondi ha solo suonato, sì. Sono trascorsi 20 secondi, purtroppo oggi non avremo il crono in diretta e la rimessa è per il San Giuseppe. Sì, Carmine, per quanto riguarda l'acquisto di Nito, è un giocatore che ha cambiato faccia alla formazione di mister Nitti, è un giocatore che mancava in organico, un centrale per giunta mancino, un giocatore di un acume tattico e un'esperienza, una conoscenza del gioco veramente spaventosa. Il suo impatto con il futsal italiano è stato importantissimo, un giocatore che ha fatto anche tanti gol, veramente ti ripeto, ha cambiato la faccia del signor Prestito. Sono arrivati tanti giocatori importanti in questa stagione dall'estero, Alex De Lisandro per farne due, poi Neto e Wilde che stanno davvero facendo la differenza. Wilde un impatto stratosferico, realizzato 27 reti. Intanto Pedrinho, il mancino, palla per Duarte che sbuca le spalle di Neto, ma non riesce ad impattare la sfera, primo squillo, occasione potenziale per la squadra. Sì, Carmine, dei giocatori veramente di grandissimo livello,
abbiamo più volte potuto insieme parlare di Alex, di Elisandro, e oggi siamo qui a commentare il signor Presto, che ci fa vedere due campioni anche coetanei, perché sono entrambi dell'81. Intanto Santos si gira, c'è stato il tocco di De Luca, non c'è fallo, Santos aveva colpito anche Alex. Proteste da ambo le parti, la panchina del Real voleva il fallo di Santos su Alex, poi quella del CMB che voleva il fallo di De Luca dopo sì. La girata di Santos. Purtroppo non abbiamo l'ausilio del replay, Santos voleva il calcio di rigore. Sì, Santos, il Real San Giuseppe reclama un fallo per come Santos si sia liberato dalla propria marcatura, mentre Santos reclama il fallo perché si è trovato quando stava pronto per calciare, è stato agganciato il piede. Non sappiamo, non possiamo sapere come sia realmente andata, però l'arbitro ha deciso per nulla di fatto e quindi si parte in situazione di fondo per il Real San Giuseppe. Dopo scanderemo anche tante statistiche con il Real San Giuseppe, che viene sicuramente da due vittorie interne dopo lo stop di Ebole. Abbiamo commentato insieme martedì la vittoria fondamentale contro la Meta Catania, che nella partita delle 15 ha impattato 1-1 con la Sandro Abate. Intanto Pedrinho, palla per Duarte, e in finale anche col Pesaro che ha battuto l'Aniene per 5-2. Intanto la giocata di Duarte, non c'è fallo, quindi De Luca, palla per Pedrinho, pressione sempre alta del CMB, la deviazione di Santos, rimessa per il San Giuseppe. Abbiamo da poco il finale con il Pesaro che ha battuto 5-2 l'Aniene che resta a 20 punti, il Pesaro invece vola a 58 e passa la palla all'Acque Sapone, che ha il 19 affronta Pesaro, che continua praticamente questa intanto scusami questa Pedrinho non calcia, palla fuori, questa striscia di vittorie consecutive, ha guaiato il record di Ronconi, perché è arrivato a 10 vittorie consecutive, quindi un grandissimo risultato per la squadra allenata da mister Polini. Intanto il colpo di testa di Santos, la palla si spegne fuori, Molifierno, Pedrinho, attaccato da Pulvirenti che era un po' in dubbio alla vigilia della gara, poi ha recuperato, Galliani invece si è fatto male nell'allenamento del mercoledì, intanto il mancino di Neto, Latini, in due tempi Molifierno calcia il numero 4, classe 1981, De Luca, Duarte, palla per Pedrinho che sbuca, però Neto è perfetto e lucido nell'anticipo e non permette a Pedrinho di servire Alex, che intanto si era liberato. Sì, era rimasto Neto ad osservare, stava basculando praticamente, ha visto che la palla è arrivata alle spalle, è andato a aggredire e ha fermato. Intanto occhio che Santos è da solo, Santos, Molifierno ci mette il petto, grandissima, grandissima parata di Molifierno. Intanto va via Alex che mette turbo, ne salta due, poi serve Duarte, stato servito col contagiri da Wilde, assist geniale, poi Molifierno nell'uno contro uno. È sempre uno, non a caso, uno dei portieri più forti d'Italia. Assolutamente sì, perché è stato comunque molto bravo anche a calciare Santos, quindi è stato, diciamo, Molifierno si è superato, poteva essere un'occasione importantissima per il signor Prestito, ma Molifierno ha confermato quanto di buono abbiamo sempre detto su di lui. Intanto abbiamo un finale da Genova, il Genova ha battuto 4-2 il Mantova ed è un risultato importante per i Liguri che salgono a 18 punti, il Mantova inanella il secondo KO di fila dopo quello della settimana scorsa con la risultanza fantastica di Angelini in diretta Rai, il Mantova che complica, anzi la terza sconfitta, perché il Mantova aveva perso con il Real San Giuseppe, un momento no per il team di Jeff. Intanto va via Alex il destro, poi Pedrinho e il gol di Max De Luca. Il Real San Giuseppe dopo 3 minuti passa in vantaggio con questa azione insistita del team di Fernandez, e De Luca realizza il suo quinto gol in campionato. Sì, una bellissima ripartenza con Alex, si è condotto bene, è andato, prima ha saltato l'avversario, poi ha scaricato, ha tirato a porta, sembrava pure forse probabilmente l'avesse presa con il braccio, l'abbia fatto proseguire, meglio così per il San Giuseppe che è andato in vantaggio con Massimo De Luca. 1-0, la squadra di casa rompe il ghiaccio, intanto sale Weber, è entrato anche Well, palla per Wilde che salta Alex, ma non salta De Luca, poi il tocco è di Wilde con la mano, involontario, ma la rimessa è del San Giuseppe. Molto bravo Giaba Duarte, ha letto che Wilde potesse andare via in uno contro uno, quindi è un giocatore che nonostante sia destro va calcia e va indifferentemente su entrambi i lati, quindi è stato molto bravo Giaba, attento. San Giuseppe molto molto concentrato, molto determinato, molto voglioso. Alex, poi Molifierno con la punta, non riesce a servire, Weber la lascia scorrere,
palla fuori, l'estremo difensore va subito da Pulvirenti. Well, intercetto di Alex, passaggio sbagliato di Well appena entrato in campo. Intanto Alex da lui, da una sua rottura tra virgolette è nato il gol dell'1-0. Sembra molto ispirato Carmine oggi Alex, è bello, bello pimpante, giocatore che è probabilmente è uno se non il miglior giocatore di questo campionato. Devo aggiornare la statistica, 4 sconfitte consecutive per il Mantova, perché ha perso con Feldi e San Giuseppe, poi con Lido di Ostia, e ora è completamente mischiato nella zona di recessione. L'ultima vittoria del Mantova contro il CMB 2-1 per la squadra di Jeff. Si fece male Wild dopo 3 minuti, che poi è stato fuori per 3 settimane il campione ex Barça di Lorenzo Nitti. Riparte intanto il signor Prestito con Well, l'intercetto sempre di Duarte, riparte De Luca attaccato proprio da Wild, poi Well con tranquillità da Wild che torna da Neto. Poi la pressione di Duarte, c'è Cesaroni appena entrato in campo, il capitano del CMB e Weber, lancio lungo per il suo collega Molitano. Ottima pressione da parte di San Giuseppe che ha sporcato e ha chiuso tutte le linee di passaggio, è stato costretto Weber a mettere palla fuori, poco pulito in questo momento il CMB nella sua uscita. Occasione per Santos, il gol di De Luca con il San Giuseppe, quindi che dopo 3 minuti ha sbloccato il punteggio, è entrato Sabatti al posto di Duarte. Intanto lo stop col petto meraviglioso di Alex, l'ultimo tocco è di Neto, Alex cerca e trova Pedrinho che si inserisce, poi ancora Alex, raddoppiato, il tocco di Neto, la rimessa del San Giuseppe che resta in avanti. Altri 2 cambi perché poi è entrato Cesarone e Bicek per il signor Prestito, anche Follador invece per il San Giuseppe. Alex si accentra e va da Sabatti. Serve Pedrinho che insieme a Neto sono gli unici 2 giocatori ancora non sostituiti dai tecnici. Eccolo qui, Pedrinho, non salta Bejak, però l'ha toccata con la mano e la numero 21 si becca anche il cartellino giallo. Non è nella lista dei difilati Bejak, 2 difilati, 1 per parte, easy per Anitti, Portuga per Fernandez. Ha applicato alla lettera il regolamento l'arbitro, ha preso la palla con la mano, diciamo impedendo l'avanzata da parte del giocatore avversario, quindi a norma di regolamento l'ammonizione ci sta tutta. Molto fiscale sicuramente, però il sta. Primo arbitro Borgo di Schio, cartellino giallo il primo dopo 4 minuti e mezzo al primo fallo. Sabatti, Follador, Molitirno, lancio per Sabatti, il colpo di testa di Well che in 2 tempi evita la rimessa, poi lotta Neto con Ciano appena entrato al posto di Pedrinho con quintetto nuovo che ha cambiato perché compre con Portuga il quartetto. Intanto il tocco di Well, Bijak lotta con Portuga, serve Well che di prima voleva Cesarone, l'intercetto di Lepe Follador e quindi rimessa dal fondo con Weber che chiama le posizioni. Stiamo parlando quindi della vittoria del Genova che sale a 18 punti, si mette a -1 col Pescara che mi sembra che stia perdendo 1-0 con la Came. Poi andremo a vedere i risultati perché oggi la 24esima già si gioca tutto oggi. Sì, oggi è una giornata... Completa il programma, una gran bella partita tra Simbios, Petrarca e Acqua e Sapone che è costretta a vincere per restare in scia del Pesaro sabato prossimo o venerdì, diretta Rai, Acqua e Sapone. Ital Service Pesaro per il primo posto a 2 giornate dal termine della regular season. Sì, una sfida bellissima, ora molto molto bene questa azione da parte del CMB. Intanto ha sbagliato Follador, si è arrabbiato tantissimo Fernandez con il numero 5, ha cambiato numero Follador, ha iniziato la stagione col 20, anche l'anno scorso aveva il 20, poi adesso indossa il 5. Intanto Neto, il mancino di Neto, il pareggio del signor Prestito con la 6ª rete stagionale per Neto al minuto 5. Ha calciato diciamo un buon tiro, però Moritierno si è lasciato sorprendere, ma perché davanti a lui c'era Sabatti che secondo me gli ha proprio impedito una visuale completa. Francesco è rimasto completamente spiazzato. La partita è molto bella, il ritmo elevato. Sono squadre organizzate, entrambe praticano un futsal molto molto evoluto, quindi è un piacere veramente vederle e commentare. Il pareggio quindi di Neto che poi ha lasciato il campo in luogo di Easy, ha trovato il pari quasi immediato la signora Prestito e adesso la rimessa in favore del team di Lorenzo Nitti con Easy alla battuta.
palla per Bejak, il destro, Molitier non dice di no, poi Cesaroni calcia, palla fuori, tutto è nato da quell'errore di Follador in impostazione, dalla rimessa è nato l'1-1 di Easy. Intanto il lancio di Molitier non anticipato di un soffio Portuga proprio da Easy, calcio d'angolo. Sì, Carmine, quando il livello della partita comunque è elevato, il livello sia delle squadre che dei giocatori, è normale che possono essere i dettagli a fare la differenza, quindi anche una palla sbagliata, un errore in misura di appoggio, una cattiva ricezione può determinare una problematica per la squadra che la commette. Portuga, si fa vedere Ciano che lotta con Bejak, l'intervento di Easy, riparte l'ex giocatore della Lazio, poi voleva il fallo Portuga per il blocco di Cesaroni, i due forse si sono scontrati, Well comunque non l'ha tenuta in campo, quindi Follador, palla per la Sabapti, Portuga, Ciano, ancora per Fabiano Portuga, Ciano, Sabapti, Follador, 1-2 che non riesce. Buona gestione da parte del pallone da parte del San Giuseppe, molto buona anche la fase non possesso del CMB che resta su con molta forza, i giocatori stanno riuscendo a cambiare bene la marcatura anche in questa occasione, prima Well, ora Bejak, molto attenti in questo cambio di marcatura. Ottimo Bejak in questo caso contro Follador con il numero 5 che si è trascinato la palla fuori, rimessa per il CMB già battuta, Easy. Lotta con Ciano, palla per Cesaroni, ancora Well, Cesaroni, Well, palla per Bejak, intercetto di Follador, Sabatti la recupera, lancio per Portuga, il colpo di testa all'indietro, palla fuori. Buona gestione, insomma, Well qui in questo caso ha forzato il passaggio, era un passaggio difficile, era un po' complicato da fare. Rientra Alex, rientrano anche Wilde e Santos per Nitti che mischia un po' le carte. Easy, Wilde, attaccato da Portuga, rischia un po' Wilde. Weber mette d'accordo tutti, pronto al lancio, l'estremo difensore, palla per Cesaroni, troppo lunga per anche un velocista come Cesaroni. Molitier va da Alex, prestato da Easy, Sabatti, Alex, va dal numero 55 in stirada, Santos. Bravo Santos, Santos anche lui, Carmine, è un giocatore che ha fatto una stagione importante, sì, 15 reti, 15 il secondo reti, miglior realizzatore del CMB. È molto interessante quando valuti la sua partita, quando la commenti, quando vedi che è un giocatore che fa le due fasi con la stessa applicazione e quasi con la stessa qualità. Intanto va via Ciano, salta Cesaroni, il mancino di Ciano sull'esterno della rete. Una bella scommessa anche questa, vinta da parte del signor Presi. Ottimo impatto anche per Ciano. Assolutamente sì, Carmi, mi hai tolto le parole di bocca, proprio perché Ciano sta facendo, l'abbiamo visto in tutte le occasioni da quando sta con San Giuseppe, ha sempre fatto bene, sta segnando, sta facendo segnare, difende bene, quindi sì, un ottimo impatto, un ottimo acquisto da parte del direttore Masi. Terza partita per Ciano, questa è la quarta, in tre partite due gol e un assist da segno contro la Feldi, poi martedì contro il Meta, la Meta con un grandissimo gol di martedì che ha spezzato proprio, sì, la gara nel momento migliore della Meta, Catania Brigositi, e poi l'assist invece col Mantova all'esordio con la maglia del San Giuseppe, è andato in panchina con l'acqua e sapone, ma era arrivato da poco con l'aereo, quindi non poteva mai prendere parte anche con la condizione fisica. Intanto Ciano va da Portuga, la finta Portuga, il mancino, Weber in due tempi, dice di no. Allora, questa è stata un'azione bellissima da parte del San Giuseppe, perché Ciano è girato attorno a Giaba Duarte che ha chiamato praticamente la pressione con una pisata, ha fatto tanto palla Ciano che è andato via, l'ha messo bene a Portuga che ha preso il tempo e lo spazio, poi è rientrato sul suo sinistro, che abbiamo visto quanto sia stato letale in questa stagione. È stato anche molto bravo Weber, quindi tutto veramente bello in questa azione. Intanto Santos non scambia con Wilde perché c'è Alex, riparte, punta Easy, va via Alex, serve Portuga che va sul mancino, non torna da Alex. Doveva tornare. La palla, il Alex diablo. Un altro contromovimento stupendo, Alex è uno spettacolo vederlo giocare. Intanto Portuga l'ha battuta, rimessa per il Real San Giuseppe, Pedrinho, palla per Duarte che va l'uno contro uno con Santos, non riesce il tunnel, non c'è fallo di Duarte, quindi Pedrinho ancora per Portuga, l'intervento perfetto
di Nepi. Intanto non se ne mandano a dire Duarte e Santos. Eccolo qui, Giappa Duarte, la finta, rientra sul mancino Duarte, poi lo apre addosso al 10. Rimessa in zona d'attacco per il Real San Giuseppe. Quando siamo entrati nel nono minuto di questo primo tempo, 1-1. Carattere e temperamento sono due di quelle doti che sicuramente a Giappa Duarte non mancano in queste partite. Il capitano si esalta, gioca con una grinta incredibile, è un trascinatore assoluto. Quindi dopo l'1-0 di De Luca è arrivato due minuti dopo il pari del signor Prestito con la rete di Neto. Alex Pedrinho, ancora Alex, Pedro Guedes, Portuga, da Francesco Molitierno. Alex contro Wilde, passaggio corto, Duarte con esperienza, torna dall'ex giocatore del Poso Murcia. La finita di Alex che salta Neto, ancora Alex che cerca e trova Portuga, va via il mago, il mancino, la tiene Weber, poi di prima alla perra Wilde, arriva il fallo di Duarte su Wilde, primo fallo anche per il Real San Giuseppe. Due bellissime giocate, prima quella di Alex Sunito, la sua solita giocata che si gira su se stesso e si allunga palla, e ora molto bello ora anche Wilde in questo controllo, praticamente ha assolato palla all'interno del campo saltando già a Duarte, controllo orientato che è fondamentale in questo sport. Parità in tutto, sia nei falli che nelle reti, 1-1, Neto, il tocco di Wilde, lancio di Neto per Santos che lotta con De Luca che con esperienza sposta Santos e guadagna una rimessa, come Augusto, come sapevamo, partita dai ritmi altissimi. Molto bella, con molto, tante occasioni, molto bella, molto veloce, molto intensa, equilibrata, combattuta ma allo stesso tempo corretta. La rimessa è dal fondo. Quindi Molitierno alla battuta, palla per De Luca, si fa vedere Pedrinho che sbaglia il controllo ma riesce comunque a servire De Luca che non riesce però a tenerla in campo, rimessa per la CMB Matera. CMB Matera che ha vinto l'ultimo impegno casalingo 3-1 contro la meta Catania, viene però da due sconfitte esterne consecutive, ha perso il 13 febbraio a Mantova, questa è stata l'ultima vittoria del Mantova fin qui, e poi ha perso 4-2 ad Eboli nell'ultimo impegno fuori da Matera. San Giuseppe invece che proviene da due vittorie interne, Mantova e Catania. Easy. Dopo il tocco di Santos ancora Easy, c'è Neto, si fa vedere Wilde. Uno contro uno con Alex Wilde, Alex in spaccata, poi Pedrinho colpo di testa per De Luca, l'ultimo tocco è del numero 7 del Real San Giuseppe, quindi rimessa per il CMB. Palla per Weber dopo il tocco di Neto, l'autore del momentaneo 1-1. Weber torna da Neto, palla per Easy, passaggio complicato anche grazie, sì, alla pressione di Alex. Easy ha fatto un passo indietro, non era una palla facile come hai detto anche tu, perché è stato molto bravo pure Alex a portare praticamente pressione su Easy. Tanto De Luca voleva Alex, passaggio corto, ha capito tutto Santos, l'argentino col numero 10, secondo miglior realizzatore del CMB. Carmen, non ancora abbiamo visto in campo neanche oggi Raue, oggi era, si pensava prima, quando un'occasione importante con la squalifica di... Bravo, abbiamo parlato prima che la probabile esclusione di Elisandro poteva portare a qualche minutaggio da parte del giocatore belga, invece fino ad ora mister Fernandes ha ritenuto opportuno fare a meno del giocatore del Bene. Nazionale belga. De Luca, Alex, va via Alex, il destro di Alex, poi rinviene Neto. Sembrava che Alex è partito male, sì, Neto in questa occasione, sì, poi è riuscito a recuperare, è riuscito ad opporsi al destro del Diablo. 9 minuti, 4 secondi, scandiremo il tempo più volte perché in diretta in sovraimpressione non avete il timer. 1-1 qui alla Palacoscioni di Nocera Inferiore. Pedrinho, De Luca di prima per Alex. Uno contro uno con Easy, torna da Duarte, lancio lungo per Pedrinho. Pronto Ciano e pronto Sabatti, intanto rientra Pulvirenti al posto di Easy, è pronto anche quella per Nitti, poi parleremo anche della storia tra Augusto Diori e Lorenzo Nitti. Intanto il lancio di Weber, come detta così fai un poco impressionare gli ascoltatori. Intanto va via Duarte, il fallo di Santos su Duarte, storia ovviamente calcettistica, sportiva, straordinaria con Lorenzo che è praticamente cresciuto con te, prima di affrontare poi da solo l'anno scorso la prima volta con il Latina dopo l'addio di Basile
Lorenzo Nitti è seduto su una panchina della prima squadra dopo tanti anni a guidare i settori giovanili e quest'anno dall'inizio la sua prima esperienza con una prima squadra, penso che è stato promosso a pieni voti. Assolutamente, ma Lorenzo è un predestinato. Io quando lo volli all'epoca con me a fare un secondo, un match analyst, qui allenava giovanissima, si vedeva che aveva una stoffa che lo avrebbe portato ai vertici. Sta facendo quest'anno benissimo al netto dell'affetto profondissimo che nei suoi confronti. Intanto parte Alex, palla per De Luca, ancora Alex, si salva Easy, e rimessa dal fondo, puoi concludere il discorso. Le mie considerazioni sono tutte quante di carattere, diciamo, professionale, quindi l'affetto va oltre, ma non posso fare a meno che testimoniare quanto Lorenzo stia facendo bene in questa stagione. Il CMB è sempre stato in partita, probabilmente tranne la sconfitta a Catania, una squadra che ha fatto dei sorci verdi a tutti, quindi Lorenzo ha fatto un lavoro e sta facendo un lavoro egregio. Soprattutto hai detto bene sorci verdi, termine un po' forte, però il CMB è l'unica squadra che non ha perso contro le prime due della classe in trasferta. Ha perso in casa con tutte e due, però ha pareggiato fuori. Intanto Wilde, una spaccata Molitierno, ha pareggiato sia a Pesaro e sia a Pescara, 2-2 a Pesaro, 6-6 con l'Acqua e Sapone, l'unica squadra che è uscita indenne dal campo della prima e della seconda e anche dalla terza, perché con la Came lì non ha perso, ha vinto 3-2 ed ha vinto anche a Matera, quindi la squadra Carme sta facendo bene, ma poi soprattutto quello che è bello vederla giocare, è bello come interpreta le fasi di gioco, è bello come i giocatori lo ascoltano, quindi il bilancio di questa stagione, la prima stagione di Lorenzo in Serie A, è un bilancio ultra che positivo. Mi ha dato l'assist ad Ossone, è stata l'ultima vittoria fuori casa della CMB il 6 febbraio. Ciano intanto lotta con Neto, appena rientrato in campo l'ex giocatore di Napoli, calcio a 5 e Feldi Eboli, ha iniziato la stagione con la Feldi, poi il trasferimento al Real San Giuseppe nel mercato più lungo della storia, terminato il 26 febbraio. Intanto rientra Sabatti, palla per De Luca, pressione altissima del CMB, lancio di Folador per Ciano, sbagliato, ma era più un rinvio da parte, sì, di Folador. I tempi di pressione della CMB stavolta erano giustissimi, Neto ha chiamato ancora pressione ancora più forte, quindi Folador è stato costretto a buttare palla fuori. Pulvinenti, lungo linea per Wilde, vediamo se c'è stato il tocco di Sabatti, sì, calcio d'angolo. Altro ragazzo che ha fatto una stagione importante, Lorenzo, che ha sempre lavorato con i giovani, con i giocatori formati in Italia, è stato sempre molto attento anche in questa stagione, sempre Cesaroni, ha giocato tanto, Pulvirente, ha giocato molto Galeani che oggi è assente, spesso ha giocato Arbonio, quindi un allenatore anche molto attento ai giocatori formati in Italia. Arbonio, che è un giocatore campano, ex Limatola, ha realizzato anche un gol in Serie A contro la Feldi. Intanto va via Wilde, che poi calcia male. Folador sbaglia il controllo, quindi favorisce la pressione dei Pulvirenti, con esperienza poi Folador spara addosso a Pulvirenti e guadagna una rimessa dal fondo. Se la terzultima partita, il San Giuseppe però ne deve giocare un'altra oltre a quella della regular season, che deve recuperare il 30 marzo il match con il Symbios Padova. Il 30 marzo si giocherà anche Feldi Meta, sono le uniche due partite rimaste fuori dalla classifica, ovviamente tra virgolette l'11-2 recuperi. Intanto lotta Well con Sabatti, la fa sua a Molitierno. Carmine, penso che questa qua, nonostante le anomalie date dal mercato lunghissimo, come hai detto tu prima, da tutte queste partite rinviate, credo che sia una delle serie A più equilibrate, cioè, nella maniera più assoluta. Tre giornate e ancora è tutto aperto, poi la vittoria del Genoa oggi, Genoa ha riaperto anche la salvezza, quindi è veramente diretta. Tutto aperto, davvero un campionato straordinario, lotta anche per il terzo posto tra Came, Petrarca e Sandra Abate. Intanto Pulvirenti, passaggio sporco, la tiene Molitierno anche con l'aiuto di De Luca. Ciano va da Folador, che torna da De Luca, che esce bene da Sabatti, che ha spazio, va via Sabatti, poi si allunga sul più bello, non riesce a calciare, ottimo però l'intervento di Neto con grande bravissimo esperienza. Neto, un'altra grandissima lettura, prima ha temporeggiato, ha visto che Sabatti nel controllo orientato ha portato la palla verso il centro del campo, quindi ha capito che aveva il tempo per andare ad affrontarla, in scivolata è riuscito a fermare. De Luca, dopo il tocco di Folador, guadagna una rimessa, resta in avanti il Real San Giuseppe 1-1 qui al Palacoscioni quando mancano esattamente 6 minuti
al duplice fischio dei due arbitri. De Luca, intanto richiamo verbale per Follador e Pulvirenti. Sì, nei vari blocchi i contatti sono la norma. Lido di Ostia in vantaggio, ha chiuso in vantaggio il primo tempo 1-0 contro la Feldi, gol di Jetson a 20 secondi dal termine. De Luca, palla addosso a Well, poi Pulvirenti non riesce a ripartire, pronto Cesaroni. Anche questo non è un risultato buono per il San Giuseppe, e forse manco per il CMB, forse neanche per il CMB. Alex torna da Francesco Molitierno, ancora per Alex, si fa vedere De Luca che di prima cerca e trova Ciano, la sovrapposizione di Alex che viene servito, il tocco di Alex, la grande risposta di Weber. Tutto molto bello anche qua, l'imbucata su Ciano ha tenuto bene palla, Alex gli è girato attorno, è arrivato uno contro uno, Weber con uno scavino stava per mettere la palla in porta, ma è stato molto molto bravo il portiere della squadra materana. De Luca, palla per Sabapti, poi Pulvirenti con un doppio guizzo, prima anticipa De Luca, poi la mette fuori preoccupato dal ritorno del numero 7. Grande occasione per il Real San Giuseppe di passare in vantaggio sull'asse Alex Ciano, Alex poi Weber. Davvero una grande risposta della numero 1, classe 1983. Intanto Alex scacciato il destro, poi chiede scusa a Neto, il suo primo intervento non era stato perfetto. Sì, proprio perché la palla sarebbe andata praticamente a fondo tra le braccia di Weber. L'ha messa fuori il brasiliano, quindi rimessa in zona d'attacco per il San Giuseppe, 5-28 al termine di questa gara. De Luca, palla fuori per Alex che non calcia, la tiene, attaccato da Bijak, la giocata di Alex. Torna da Sabapti, palla per De Luca, difficile, De Luca però ha avuto un guizzo, ma c'è Neto, palla per Uella, il destro, palla alta, rimessa dal fondo per il Real San Giuseppe. Andremo a scandire anche gli altri risultati, perché adesso si fa interessante tutta la classifica, l'ultima giornata si giocherà in contemporanea sabato 17 aprile. Intanto Alex se la trascina, ma c'è stato il tocco dei Pulvirenti. Calma, forse proprio Well, come abbiamo parlato prima, di tanti giocatori che stanno facendo particolarmente bene, forse da Well ci si aspettava qualcosa in più, un giocatore che è stato comunque 3 anni fa capocannoniere nella Liga brasiliana, un giocatore che veniva dalla Liga spagnola, quindi effettivamente era partito anche molto molto bene con delle prestazioni convincentissime, poi si è un pochettino arenato in questa sua crescita, in questo suo adattamento nel campionato italiano, ma noi sappiamo che la prima stagione quando si arriva in Italia è sempre complicata per tutti. Ha avuto anche dei problemi fisici Well, intanto si chiude l'1-2 tra Ciano e De Luca, va via Ciano, la finta, poi la palla gli rimane sotto e serve Pulvirenti involontariamente, poi lotta a Bijak, la palla però è uscita, la rimessa e per il Real San Giuseppe, problemi per Ciano che ha fatto un movimento davvero strano perché la palla gli è rimasta sotto e dietro. Sì, un movimento un po' innaturale da parte del ginocchio. Fortunatamente il giocatore nulla si sta perché sta alzando da solo, quindi speriamo bene. Ciano che anche oggi pienamente in partita, un bel riferimento. Ciano è un giocatore, oltre che essere molto strutturato, è un giocatore molto molto intelligente, uno di quei giocatori che gli allenatori vorrebbero perché Carmine conosce il gioco, avere calcettisti che conoscono il gioco e quindi sanno interpretare tutte le fasi è fondamentale. Alex Sabapti, palla per Max De Luca che cerca e trova Portuga che si gira, lotta Portuga con Neto, si gira ancora Portuga, poi non scarica, serve con un attimo di ritardo Alex. De Luca ancora da Portuga che sbaglia il controllo, il miglior realizzatore del San Giuseppe con 16 reti. Tanto Alex lotta con Santos che non gli concede la rimessa in zona d'attacco, ma rimessa dal fondo, spara via il numero 10. Ora San Giuseppe che sta un pochettino schiacciando la formazione di Nitti. Lancio di Molitierno per De Luca. Bellissima, che sbuca. Bellissima palla, grandissima palla di Molitierno. Non riesce però a tenerla in campo, intanto esce Neto e rientra Easy. Weber, lancio lungo per Bijak, troppo lungo per l'ex giocatore della Lazio, giocatore storico della Lazio, De Chilelli. CMB comunque
Oggi si gioca tantissimo, perché ripetiamo, uscire da questo campo con un risultato positivo, che possa essere pareggio o vittoria, significherebbe per la formazione allenata da Mister Nitti, significherebbe agganciare i playoff, e quindi risultato veramente storico e soprattutto non prevedibile all'inizio del campionato. Intanto Molitierno l'ha messa praticamente fuori, la rimessa adesso per il CMB con Santos alla battuta. Si affrontano due squadre, una che non ha mai pareggiato, per San Giuseppe, 0 pareggi fin qui, invece 6 pareggi per il CMB, una delle squadre che ha pareggiato di più nella nostra Serie A, 9 pareggi per la Came, 7 per il Lido, 6 per CMB e Deboli. Ti do questa statistica. Carmine, diciamo che un po' questo non è soltanto un dato fine a se stesso, perché abbiamo parlato prima che il CMB è una squadra che riesce sempre ad essere in partita, quindi questo ti può portare a volte a non vincerla, però non la perdi neanche, e quindi comunque porti il punto a casa. Il San Giuseppe, abbiamo sempre vissuto queste fasi molto altalenanti, figlie anche della condizione e della disponibilità dei giocatori, perché abbiamo detto sempre, una cosa è San Giuseppe che gioca in 5, in 6, una cosa è San Giuseppe che gioca in 9, in 10, in 11, quindi questo ha potuto fare la differenza. Una cosa è San Giuseppe con Alex, una cosa è San Giuseppe senza Alex. Ricordiamoci che in tutte quelle partite, quel mese che Alex si è mancato, è stato il mese in cui Scusami, la deviazione di Will De Angolo per il San Giuseppe. È stato il mese in cui San Giuseppe giocava sabato e mercoledì, quindi un mese di Alex sono stati 8 partite. 12 partite in 30 giorni per il San Giuseppe, che ha pagato dazio per l'inizio stagione causato allo stop dal Covid. Intanto Alex torna da Portuga, che non apre il mancino. Serve Sabapti, prestato da Cesaroni, va da Pedrigno. Sabapti, De Luca, scusate Alex, ancora Alex, dopo il tocco di Pedrigno, saggiamente da Molitierno, pronto al lancio, ma sono tutti vicino, e quindi torna da Pedrigno. C'è Portuga che spara via, non ha voluto servire Alex, quindi Weber, palla per Wilde, 2:33 al termine. Il destro di Santos, la deviazione di Andrea Santos, Carmi, che era stato pure convocato a nazionale argentina. Hai letto un po' quello che è successo? I ragazzi sono stati costretti a restare bloccati in Marocco. È stato intanto Wilde, scusami, palla fuori di niente, una disavventura incredibile, perché alla fine non hanno neanche disputato la gara, sono stati 3-4 giorni chiusi nell'hotel in Marocco, non potevano uscire, quindi veramente una brutta quella, che brutta poteva pagina. Essere una grande pagina per Santos, è diventato un incubo, purtroppo. Credo che non ci dimenticheremo mai di questo periodo. Intanto Pedrinho, Duarte ha visto Weber fuori dai pali. Bello, non bello. Inquadra lo specchio della bene porta. Bene come ha provato a uscire San Giuseppe, bene come Portuga ha preso le spalle. È molto molto furbo e intelligente Giapa. Prima, quando mi ha interrotto con Wilde che andava al tiro. Quanto è bello vedere... Intanto scusami Alex, per Pedrinho! Weber dice di no. Fondamentale anche il disturbo di Easy. Però Alex, quando mette il turbo, ha dato una palla a Pedrinho davvero geniale. Una palla stupenda, Alex. Alex sta iniziando ad alzare il giro dei motori dopo, come hai detto tu, un inizio difficile. Era partito benissimo, poi un infortunio patito negli ultimi minuti con la Came d'Osson nella terza gara del San Giuseppe della stagione. È stato fuori 2 mesi, è rientrato e si è rifatto male in allenamento, altre 2 settimane di stop, e ora pian piano sta ritrovando la forma migliore. Si vede che è un giocatore che ha un altro passo. È uno dei giocatori più forti in assoluto, anche perché sta nel pieno della sua carriera. Un giocatore che se ne ha 32 anni, se non sbaglio, non è dell'89, siamo coetanei, siamo coetanei. Quindi questo vuol dire che sia pure tu nel pieno della tua carriera. Intanto Duarte, scusami, recupera il destro, palla fuori. Sono un po' più grande di Alex. Quindi una ventina di giorni. Alec si è arrivato in Italia al meglio praticamente del suo momento, quindi stiamo ammirando un giocatore fantastico, un giocatore che veramente, come dici tu, ha un altro passo, spesso soprattutto ha un'altra lettura. Intanto Wilde non salta Portuga. Wilde prima ha detto qua è bellissimo vedere calciare, oggi probabilmente Wilde non sta proprio al meglio. È rientrato anche da un infortunio un po' fastidioso, anche Neto non era al 100%. Come nelle precedenti gare, si vede che entrambi rientrano comunque da un momento un po' difficile, poi
giocare tanto, una cosa Carmine, la capacità di recupero che tu hai a 30 anni, certo, una cosa è quella di 40, perché come per te sono coetaneo Alex, per me Neto, quindi sono tutte 2981. Intanto la deviazione di Duarte che si è immolato. Benissimo Giaba, benissimo Giaba. Sul passaggio grande, grande capitano, grandissimo. Leader assoluto. 81 Neto e Wilde. No, quasi un po' più 40 giovane, anni. Un po' più giovane di me. Palla al centro per Santos, che comunque era riuscito a sbucare, poi Molitierno anticipa Esi. Pedrinho cerca Portuga, lotta con Neto, il colpo di testa poi entra male, Pedrinho chiede scusa, così becca il cartellino giallo, il secondo ammonito del match dopo Bijak. Sì, speriamo soprattutto che non si sia fatto niente Neto, perché lo scontro è stato veramente brutto. Pedrinho non l'ha fatto assolutamente in maniera volontaria, ma uno scontro bruttissimo. A 0 intanto per il Lido di Ostia con il gol di Rocha e il pareggio della Colormax con la Came, gol di Paulinho al quinto della ripresa. Tentiamo anche live di darvi i risultati e alle 7 a concludere il programma della 24esima giornata Symbios Petrarca Acqua e Sapone. Credo che la partita sia iniziata, sì, sono le 7:10, quindi parlando non ci siamo resi conto del tempo. Intanto l'Acqua e Sapone è passata in vantaggio con il gol di Calderoli, quindi Came, la Sandro Abate che ha pareggiato con la meta, difficilmente può a questo punto puntare al terzo posto. Probabilmente alla Came l'unico ostacolo è il Petrarca, perché è una partita in più da giocare, quella del 30 marzo contro il Real San Giuseppe. Comunque fallo, cartellino giallo per Pedrinho, due falli per entrambe le compagini, due ammoniti, Bijak da una parte e Pedrinho dall'altra. Intanto Easy non trova la palla, c'è Alex che torna da Duarte, lungo linea per Pedrinho, palla per Portuga, 53 secondi al termine. Portuga, il movimento di Duarte che viene premiato, si scontrano quasi Pedrinho e Alex in questa circostanza. Ottimo questo possesso del San Giuseppe. Dato il lancio di Duarte per Alex, che entra in area ancora Alex, palla per Portuga, poi Alex calcia male, ma che giocata mamma ha fatto mia. Alex, mamma una, mia, un aggancio stratosferico da parte di Alex, veramente bellissimo. Poi ha sbagliato probabilmente la cosa per un giocatore come lui, la cosa più semplice. Weber, Neto, lancio anche millimetrico di Duarte, intanto a spazio Santos, palla per Easy, capisce tutto Pedrinho che la recupera e riparte, salta Easy, va via Portuga, occhio che Portuga è solo il destro di Portuga, in estirata, Santos dice di no e riparte il CMB e Santos è già dall'altra parte del campo, va via Neto, palla per Wilde e Portuga la mette fuori, ma che partita stiamo assistendo a una grandissima partita. Santos prima ha portato la transizione, ha fatto un bellissimo passaggio a Easy, però Easy ha sbagliato palla, Pedrinho è intercettato, è andato via e Santos è riuscito a recuperare, partita stupenda. Intanto time out per Ranetti che vuole sfruttare al massimo questa rimessa perché mancano 12 secondi al termine del primo tempo. 1-1, doppia occasione per il Real San Giuseppe, ma il CMB quando parte in contropiede è davvero pericoloso. Abbiamo visto una transizione offensiva e difensiva, se mi passi il termine, non voglio sbagliare, di Santos che ha recuperato palla e ripartito a razzo dall'altra parte del campo, poi si è salvato il San Giuseppe, time out per Nitti, mancano 12 secondi, 1-1 al gol di De Luca, risposto quasi subito Neto. Che bella partita qui al Palacoscioni, Palacoscioni che è diventato nuovamente teatro delle gare interne del San Giuseppe dopo la variazione di martedì scorso con la squadra di Fernandez che ha battuto la Meta Catania al Centro Fipab, oggi Centro Sportivo Cercola, con oggi l'FF Napoli che gli facciamo i complimenti. Facciamo i complimenti alla formazione presidente Perugino che è arrivata, ha trovato in la 18esima vittoria consecutiva in maniera strameritata, un cammino fantastico. Complimenti a tutta la società, complimenti a Piero Basile che ha fatto un lavoro sublime. Wilde alla battuta,
Palla per Santos, prestato da Pedro Guedes. La palla è addosso a Pedrinho, non c'è fallo di mano. Riparte Pedrinho, che salta Wilde, ma non salta Isvi. Con esperienza ferma il numero 30 del Real San Giuseppe. Guadagna una rimessa a 3 secondi dal termine. Vediamo se finirà la qua, gioca. Finirà il CMB. Arriva il lancio di Neto, che è quasi un tiro. La palla si spegne fuori, manca un secondo. Moliterno alla battuta. La tocca e finisce qui il primo tempo. 1-1 tra Real San Giuseppe e signor Prestito CMB Matera. Il gol di De Luca ha risposto subito Neto nei primi minuti. Augusto, gran bella partita. Bella partita, bella, molto combattuta, molto equilibrata. Partita bella sia per la qualità del gioco in campo, sia per la quantità, nel senso per la dinamicità che si è vista da parte di entrambe le squadre. Quindi veramente abbiamo assistito a un primo tempo con i fiocchi. Ci rivediamo tra poco, sempre qui in diretta dal Palacoscioni, in diretta ovviamente su PMG Sport Futsal.
tutto pronto per la ripresa. Le squadre sono appena rientrate in campo. San Giuseppe da sinistra verso destra, CMB da destra verso sinistra. Si riparte dall'1-1 Augusto. Gran bella partita fin qui. Sì, sì, Carmine, partita bellissima. Il San Giuseppe riparte con lo stesso starting five del primo tempo. Diversamente invece il Matera opta nei primi 5, stavolta con Well e il capitano Cesaroni. E colpo di testa proprio di Cesaroni per Well. Lancio lungo, palla per Wilde. No, attenzione, ammonito Wilde per simulazione per il contatto con Duarte che ha rischiato un po'. Alla fine il primo arbitro ha optato per la simulazione, cartellino giallo per Wilde. Poteva pure lasciare andare così, Carmine. Non abbiamo il replay per poter giudicare. Ha rischiato un po' Duarte, forse si è lasciato troppo andare Wilde. L'arbitro alla fine ha optato per la ammonizione per simulazione. Pedrinho, Duarte, Alex. Pedrinho non si intende con lo spagnolo. Pedrinho la sta mettendo Alex, che già era pronto a cercare De Luca alle spalle, però è stato un po' corto il passaggio di Pedrinho. Cesaroni, Neto, Well, Cesaroni, lotta con Pedrinho, lo salta Cesaroni, lotta ancora Pedrinho, la palla è ancora in campo, poi la recupera Alex che va via, mette il turbo Alex, 3 contro 3, c'è Pedrinho, palla per il numero 30, poi De Luca doppiamente Weber. Doppia chance per il Real San Giuseppe, intanto intercetta Pedrinho, c'è De Luca. Doppia parata dell'estremo difensore, prima su Pedrinho, poi su De Luca sulla ribattuta corta. Alex punta Neto, intervento pulito di Neto. Cesaroni anche lui non sta al meglio, viene comunque anche lui da un infortunio, un altro di quei ragazzi che ha tirato tantissimo la carretta, ha fatto un campionato strepitoso il capitano, ha segnato tantissimo. Eccolo qui Cesaroni, si è caricato di un minutaggio elevatissimo, perché come abbiamo parlato nel San Giuseppe, non ci dimentichiamo che anche il CMB ha dovuto fare conti con tantissimi infortuni, spesso Mister Nitti è stato costretto a giocare con 6, massimo 7 giocatori di movimento, e fra questi c'è sempre stato Capitan Cesaroni, che è normale che possa iniziare anche a pagare un pezzo di razza. Neto, palla per Well che sbuca alle spalle di Alex, lotta con il numero 19, poi il passaggio di Neto è troppo lungo, la sfera arriva a Weber. Cesaroni, Well nel cerchio di centrocampo, l'1-2 si chiude, ancora Cesaroni che cerca e trova Wilde all'1 contro 1 con De Luca, serve ancora Well che va a puntare Alex, l'intercetto di Duarte che poi preoccupato anche dal ritorno di Wilde la mette fuori. È stato bravo Giaba, ha capito le intenzioni del passaggio di Well, è riuscito a chiudere, però non è riuscito a disimpegnarsi dopo a meglio, partito bene il CMB. Cesaroni, Neto, Wilde, Cesaroni, ancora Wilde, Neto, possesso prolungato della CMB, poi Weber, lancio con Duarte che ha cercato, non so se la porta o un passaggio di prima per Pedrinho, che credo che abbia cercato, per la forza che ha messo, credo che abbia cercato la porta. Pressione portata benissimo da parte del San Giuseppe in questa occasione. Tanto il lancio con il colpo di testa di Alex che anticipa Cesaroni, palla per Molitierno e va da Duarte, poi Max De Luca, ancora per Duarte, pronto al lancio, la deviazione fondamentale di Well perché Portuga stava per bravo Well a restare sulla linea di passaggio. Questa è una delle prerogative della difesa di Mister Nitti, che gioca comunque a uomo ma spesso utilizza i cambi di marcatura, come in questo caso Well è rimasto sulla linea di passaggio ed è riuscito a sporcare. Lancio di Duarte sbagliato, si riprenderà con una rimessa in favore del CMB con Neto che lascia la battuta a Wilde. 17:33 al termine della gara, sono trascorsi 2 minuti e 27 secondi, 1-1 qui al Palacoscioni. Wilde, palla per Well che lotta con Duarte, alla meglio il numero 8 del CMB che viene nuovamente riservato da Cesaroni, 1 contro 1 con Duarte, il rimpallo, lotta De Luca con Wilde, la palla arriva a Portuga che serve nuovamente De Luca che va l'1 contro 1 con Neto, non si fa saltare Neto, quindi Well, poi Duarte anticipa
Liquid, palla per De Luca che aveva tagliato il passaggio di Duarte corto, ma che bella partita che sta bella, molto qui. Bella, bravissimo Giapa a leggere questa palla, è andato ad anticipare Wild con cattiveria, ha messo una bellissima palla al centro e pochissimo, ma se De Luca non è arrivato, ora chiede il cambio il capitano dopo 3 minuti altissima intensità di Giapa Duarte. Tanto il lancio di Neto sbagliato, questa è una notizia rimessa per il Real San Giuseppe prestato da Alex. Quindi senza Imparato ed Elisandro con Raù che non viene impiegato, praticamente due rotazioni in meno. Sì. Oggi Julio Fernandez che fin qui non ha ancora schierato per la quarta partita di fila Omar Raù. Sabapti, Portuga, Molitirno, si fa vedere il numero 55, pronto al lancio l'estremo difensore della nazionale che pesca perfettamente Sabapti, c'è Alex Mancino strozzato, schiacciato, la deviazione di Neto rimessa però per il San Giuseppe che ha provato evidentemente degli equilibri anche senza Raù. Tacco di Portuga per Alex che torna da Portuga, apre il Mancino, salta Neto con un rimpallo, riesce nuovamente a servire Alex che torna da Portuga, azione spettacolare della Real San Giuseppe con il 17° gol stagionale per il mago Portuga, la squadra di Fernandez nuovamente in vantaggio 2-1. Gol del mago Portuga, ma palla da mago di Alex, ha messo una palla che ha visto lui solo, una palla straordinaria, veramente non so come ha fatto a passare. Sono una giocata, bisogna soltanto applaudire la palla di Alex. Dobbiamo ringraziare il presidente Massi e il direttore Massi che hanno portato un campione di questo livello qui in Italia. Uno per il Real San Giuseppe con il gol numero 17 di Fabiano Portuga, mezzo gol di Alex, intanto la giocata di Santos proprio su Portuga, l'intercetto di Alex, calcio d'angolo per il CMB, grandissima non giocata so, di Santos. Augusto, se finiamo questa partita io e te, io sicuramente sono un attimo in difficoltà, calcio d'angolo per il team di Nitti, quanto ci è mancato il calcio a 5. Palla per Wilde che non riesce a calciare, disturbato anche con esperienza da Ciano. Sì, era una palla poteva impattare diversamente il giocatore brasiliano. Infatti, una grandissima giocata di Santos che parer mio oggi è il miglior giocatore del signor Presto. Proteste della panchina della Real San Giuseppe che voleva la rimessa, ma l'ultimo tocco secondo gli arbitri è stato di Ciano, che poi non le manda a dire a Wilde, i due si conoscono perché hanno giocato tante volte in Spagna contro. Easy, alla battuta. Palla fuori per Neto che lotta con Portuga, quindi nuovamente Easy prestato da Alex, sceglie Weber che avanza e torna da Easy che ha spazio, lotta con Alex, Easy non scarica per Neto, poi Portuga gli mette la giusta pressione, non c'è fallo, recupera Portuga, resta a terra Easy con sportività, applausi, assoluta sportività da parte Fabiano di Portuga che la mette fuori, è stato bravissimo, è stato correttissimo il giocatore brasiliano. Sentite gli applausi del Palacoscioni, Portuga andava in porta anche se c'era Neto, però con la sportività il numero 89 che poteva lasciare palla a Neto che andava incontro sul suo sinistro, invece ha preferito portarla praticamente. E quindi Portuga, scusate Neto, restituisce palla a Molitirno, grande fair play nonostante ci sia davvero una grossa posta in palio, Molitirno, lancio per Alex che lotta con Easy, quindi Sabapti nel cerchio di centrocampo, va via Sabapti, scarica per Portuga ma capisce tutto Neto, il mancino di Neto, palla sul fondo, ha scaricato con quell'attimo di ritardo Sabapti. Sì, e Neto ha cambiato tutti, è ripartito, però probabilmente Neto, si è visto attorno. E Neto è un giocatore che non è che si fa pregare tante volte. Neto legge le cose mezzo secondo prima degli altri, quindi già aveva capito, se non fai le cose nel tempo giustissimo Neto non te le fa fare. È ripartito, ha visto che Wild non si era avvicinato, è andato lui per il suo sinistro. Lancio di Molitirno, Andrés Santos anticipa Portuga, non so perché Andrés Santos lo chiama André, una cosa mia, chiedo scusa. Colpo di testa ancora di Santos che anticipa anche Weber, poi il colpo di testa di Easy che sbaglia, la giocata di Portuga che entra in area, poi Weber la fa sua. 14:55 al termine, intanto problema proprio per Santos, ha avuto un colpo alla testa nello scontro con Portuga, sì. Resta a terra il numero 10, speriamo non sia nulla di grave, entrano subito i dottori perché quando si tratta della testa non si scherza,
Assolutamente 14, no, ma vediamo 52, che 2 a 1 intanto il raddoppio dell'Acqua e Sapone sul campo del Symbiosi Petrarca. Quindi Acqua e Sapone che risponde alla vittoria del Pisano. Accorciato le distanze la Feldi, 2 a 1 con Patias. Mancano 2 minuti ad Ostia. Patias Carmine che ha avuto un discreto impatto con un discreto ritorno. Proprio la vede poco la porta alle Patias, che purtroppo non ha terminato, purtroppo per il Belgio non ha terminato il campionato ed è venuto a rinforzare insieme a Grello la rosa a disposizione di Ricker della Feldieboli. Intanto Neto pressato da De Luca, c'è Easy che cerca e trova Bijak, pressato da Ciano, non c'è fallo, rimessa per il San Giuseppe che poco fa ha trovato il 2-1 con il gol del mago portoghese Folador. De Luca salta Neto, non c'è fallo. Ottima condizione da parte del Real San Giuseppe dal punto di vista atletico. Bisogna spendere anche qualche parola per questi professionisti. Spesso l'abbiamo fatto vicino a Roma Reale per Dario Di Fuccia, per elogiare il suo lavoro con tutti e due portieri nazionali. Dario Di Fuccia, che ha dovuto lavorare veramente in condizioni difficilissime, certo. Si è dovuto inventare a volte delle situazioni. Per un mese ha fatto allenamento da casa. Intanto Bijak si inserisce e poi sbaglia. Quindi pensiamo a che difficoltà. E ora si vede con San Giuseppe giocando in otto che condizione riesce a avere. Quindi facciamo un complimenti a Di Puccia che si è sacrificato tantissimo e ora i suoi frutti stanno venendo fuori. Sbaglia Folador, il passaggio per Ciano che comunque si complimenta con il suo compagno di squadra. Palla per Weber, Bijak è rientrato in campo Santos, quindi nulla di grave. Eccolo qui col numero 10, sospiro di sollievo per tutti. Ha avuto un colpo alla testa, intanto la pressione positiva da parte di Ciano su Easy. Ciano che ci fa piacere, Carmine, che sia rientrato pure lui in campo. Ha avuto un problema campo, nel primo tempo. Quindi significa che comunque il giocatore è recuperato. Rimessa in zona d'attacco per il Real San Giuseppe. De Luca, Ciano, lotta con Easy. Ancora Ciano. Si gira il mancino addosso al numero 2, voleva palla Sabatti che si era liberato dalla marcatura di Neto. Ciano ha scelto di girarsi e calciare, così è nato il gol dell'1-0 contro la Feldi. Ciano deve affrettare, serve De Luca la deviazione con la faccia da parte di Neto. Si è fatto male. Si arrabbia anche tanto con la sua difesa, è dovuto uscire dall'area per opporsi a De Luca. Ha avuto anche una brutta pallonata, nulla di grave, si rialza. Si è chiesto un attimo. Problema all'occhio sinistro per il numero 4. La botta è stata molto forte. È anche molto ravvicinata. Sì. Angolo per il San Giuseppe, chiede tempo Neto. Sono quelle pallonate che fanno tanto male in faccia. Cioè penso che il suo nervosismo sia stato frutto della pallonata. Del dolore, sì. De Luca la battuta. Il movimento di Folador, De Luca ancora per Folador, la palla è uscita, rimessa dal fondo. È uscita, sì. Buona l'idea, meno l'esecuzione, passaggio veloce di De Luca per la Folador che non è riuscito a tenerla in campo. Quindi si riprenderà il gioco da Weber. Easy. Neto, uno contro uno con Ciano. Bijak dal lato opposto si accentra, se la porta sul mancino, lotta De Luca, poi una Max scivolata De Luca De che Luca. Non molla mai, anche con una netta differenza fisica tra Bijak e De Luca. Rimessa con Easy alla battuta, palla al centro, si buca proprio Bijak, lo anticipa De Luca, poi Neto, salta De Luca, va via, palla al centro, Bijak sul fondo, occasione per il CMB. Grande occasione, grande giocata di Neto, andato via sul destro, ha messo una palla perfetta col contagiri con Bijak che è andato benissimo in appuntamento, ha calciato molto molto bene di prima intenzione e per pochissimo non ha raggiunto il pareggio. Partita che si mantiene sempre su livelli altissimi. Lancio intanto di Molitierno, ottimo per Ciano, è dovuto uscire Weber. Rimessa in zona d'attacco per il San Giuseppe, primo vero squillo del CMB dopo il 2-1 di Portuga. De Luca palla fuori per Sabatti che la mette a terra
in malo modo e regala una rimessa al CMB con Bijak che va subito da Easy, si allarga Weber, viene primato il movimento dell'estremo difensore, si gira Andre Santos con De Luca che poi con esperienza la recupera, riparte Sabatti, c'è stato il fallo di Santos che verrà accumulato, poi altro fallo questa volta di Neto, succiano due falli per il CMB. Doppio fallo, due falli quindi per sì, due falli. Il CMB nel giro di 4 secondi, 12 e 42 al termine della gara, 2-1 per il San Giuseppe. Finita intanto ad Ostia, 2-1 per il Lido di Ostia che batte la Feldi e sale a 28 punti in classifica la squadra di Ciccio Angelini. Esponenza davvero di un ottimo momento e sabato prossimo, poi ne parleremo tra poco, il Lido di Ostia sarà ospite del Real San Giuseppe per il pass alle Final Eight di Coppa Italia, mentre il CMB Matera sarà ospite della Meta Catania, una partita davvero bellissima. Weber, Santos cerca e trova Neto, palla per Bijak, buona l'idea, poi Bijak è partito con quell'attimo di ritardo, rimessa laterale per il San Giuseppe, rientra Pedrigno al posto di Ciano, pronto Pulvirenti per Nitti, De Luca, palla per Molitierno, colpo di petto di Pedrigno che era riuscito a servire Duarte, anche se il passaggio di Molitierno non era pulitissimo. No, assolutamente no. È stato poi bravo anche Easy perché la palla è stata deviata col tacco, è riuscita praticamente da una deviazione, poteva nascere un'occasione pericolosissima per il San Giuseppe. Duarte alla battuta, Folladorr, Pedrigno, Duarte, ancora Folladorr, Pedrigno, pressione che funziona del CMB, Molitierno spara via con Weber subito al lancio con Molitierno che esce, anticipa Neto l'ultimo tocco, è di Neto che ammette di averla toccata, rimessa da fondo per il Real San Giuseppe, tanto fair play in campo. Sì sì Carmine, questa è la cosa più bella, ma diciamo la verità, da questo punto di vista le cose migliorano sempre, le partite sono combattute, ma la correttezza che può contraddistinguere questo sport cresce di volta in volta, noi su questo dobbiamo battere tutti quanti, perché oggi lo spettacolo è per pochi e soprattutto soltanto per via streaming, ma la nostra speranza è che domani questi palazzetti siano pieni anche di ragazzi che possono capire quanto questo sport sia bello, quanto questo sport sia comunque combattuto, ma che comunque sia uno sport pulito. Intanto è arrivato il destro di Alex dopo il calcio d'angolo di Duarte, palla alta, Weber pronto al lancio con Pulvirenti che poco fa ha preso il posto di Santos. Rimessa dal fondo con Molitierno alla battuta, 11:46 al termine. Lancio dell'estremo difensore per Alex, l'anticipo di Easy. Duarte e Pulvirenti qua che hanno giocato insieme a Pescara, l'arbitro si era impressionato, ha richiamato. Stavano scherzando. Ha detto già, Batto, stiamo scherzando. Duarte, Portuga, ancora per Duarte, 1-2 che non si chiude con Easy che colpisce l'arbitro, brutta pallonata per l'arbitro, da che ovviamente involontaria, gambe, sì. Duarte, Alex, torna da Giappa Duarte, Pedrigno, prestato da Bijacca, ancora Duarte, Portuga, passaggio intercettato da Pulvirenti che torna da Weber, pronto Wilde per Nitti, Neto, Pulvirenti all'uno contro uno proprio con Duarte, la finta, il destro, la deviazione Duarte, angolo per il CMB. Pure Pulvirenti, Carmen, si vede che non è al meglio perché non è il solito Pulvirenti che è sempre stato un giocatore molto molto pimpante. Intanto palla fuori con Neto che torna da Weber, prestato da Alex, la giocata di Weber che però ha pochi secondi a disposizione, torna subito da Neto, lancio perfetto per Pulvirenti che si era inserito bene, Pedrigno ci mette una pezza ma c'è ancora Pulvirenti, palla al centro, Duarte la mette fuori, riparte il San Giuseppe con il Portuga che cerca e trova Alex, la giocata di Alex che però deve fare attenzione perché è raddoppiato, Alex
però c'ha la colla sui piedi e quindi serve Duarte che va da Pedrinho, ancora Pedrinho si libera tardi del pallone. Hai detto bene camminare che c'ha la colla sui piedi. Gli applausi del Palacoscioni, grande San Giuseppe fin qui, grande azione intanto Portuga contro un grande, grandissimo CMB, che bella partita che stiamo vivendo qui al Palacoscioni, non lo diremo sempre, saremo ripetitivi, intanto sbaglia poi Duarte per Pedrinho, gli applausi del Palacoscioni. C'è un altro ottimo finale con la vittoria della Camaidosson a Pescara, sia in chiave salvezza sia in chiave playoff. La Camaidosson con la sconfitta momentanea 3-0 dell'Acqua e Sapone, la Came è quasi terza. Possiamo dire che ha suggellato, evidente la terza poi sì, Carmine, che va a 45. 10 punti ed è terza. Sì, ed è terza. Matematicamente se il Petrarca non fa il miracolo, la Came chiuderebbe la regular season al terzo posto. Quindi... Invece il Pescara resta a 19. Occhio al Genova 18 che si fa sotto, squadra di Capitano Ortisi, lancio di Duarte per Portuga che cerca il colpo di testa, poteva anche metterla giù, palla fuori e palla soprattutto per Weber. Easy Pulvirenti uno contro uno con Pedrinho, va da Wilde, ottima palla per Pulvirenti, poi Cesaroni, Easy lotta con Pedrinho, c'è Wilde, ancora Paolo Cesaroni, Wilde lotta con Alex Cesaroni col destro, la deviazione di Pulvirenti, c'è Easy, non c'è fallo di Pedrinho su Easy, voleva il calcio di rigore la panchina della CMB, poi Portuga lotta con Easy e spara via. Non siamo riusciti a vedere, Carmine, anche questa... è difficile, non abbiamo l'ausilio senza replay, è difficile giudicare. Intanto Pulvirenti che si era inserito bene, lancia Cesaroni che sbuca le spalle di Alex Wilde con destro, palla alta. Bellissima questa azione del CMB, ma molto bella anche quella di prima. Alex va da Pedrinho, 2 contro 2, deve rientrare anche Cesaroni, la giocata di Pedrinho che poi viene anticipato da Neto che è rientrato in campo, angolo questa volta per il San Giuseppe. Purtroppo non possiamo giudicare, non ha nessun intervento, non avendo l'ausilio di un replay, giusto che ci soffermiamo su altri aspetti e non entriamo in campi che non siano di nostra stretta competenza. Alex va da Portuga, Molitierno, Sabapti, pressione di Wilde, lo stop col petto di Portuga, poi Pulvirenti lancia via e Molitierno non si fida. Forse poteva aspettare un attimo che rimbalzasse perché era quasi la palla, quasi in aria. Anche però... la protezione di Sabapti che aveva fermato Wilde col corpo. Intanto avanza Weber. Pronto Well. Eccolo qui Weber nel cerchio di centrocampo. Neto. Fallo di Wilde su Sabapti. Io non l'ho visto. No, forse più Pulvirenti su Portuga, Carmine. Credo. Anche per dove l'arbitro sta facendo mettere il pallone. Quindi terzo fallo per il CMB, 8:40. Stavo guardando Weber, quindi con la coda dell'occhio non sono riuscito a seguire dall'altro lato del campo. Portuga, De Luca, pressione di Neto, Portuga la tira in campo, lotta col numero 4, se la trascina fuori, calcio d'angolo per il CMB. Palla fuori per Wilde, c'è anche Alex, l'intercetto è proprio di Alex. Pronto Ciano per Fernandez. Prima la palla, però Wilde è stato furbo, non poteva più calciare. Con tantissima esperienza a guadagnare almeno una rimessa in zona d'attacco. Intercetto Wilde col mancino dopo il tocco di De Luca. Bucata di testa, palla che gli ritorna e calcia subito di sinistra. Palla fuori e occasione per il CMB che negli ultimi minuti sta aumentando il ritmo. Sì, è il momento di massimo Alex, sforzo. Alex, Sabapti, De Luca, tacco per Sabapti, l'intercetto di Pulvirenti, rimessa per il San Giuseppe, 8:16. De Luca va da Sabapti, però c'è controfallo, la palla non era sulla linea, forse, e quindi la rimessa adesso è per il CMB. Wilde, Neto, di prima, con Sabapti che anticipa Well, lascia scorrere. A
accorciato le distanze il Symbios. Momento un po' di difficoltà del San Giuseppe che non riesce ad uscire. Non sta uscendo più. E adesso il CMB sta aumentando, i giri. I giri e sta alzando soprattutto il baricentro. Weber. Netto. 5 contro 4. Weber. Adesso è avanti e non arretra. Power play per Netti. La giocata di Netto. Palla per Cesaroni. La deviazione in estirata di Alex Angolo per il CMB. Questo occhio che può essere un fattore, sì, con Weber. Se qui Nito ha deciso già di fare questa giocata, infatti mentre portava palla con la mano sinistra palla fuori, Welde calcia fuori, ha indicato a Weber, dice torno in porta perché non gioco più dal tuo lato, almeno non rischiamo di prenderlo. Momento di massimo sforzo, sì, del CMB. Rientra Ciano al posto di Portuga. Anche la formazione molto offensiva in questo momento a parte Mister Nitti, con Well, Wilde e Cesaroni in campo. Molitierno, lancio lungo, troppo lungo per Alex che era venuto non incontro. Non la sta tenendo più intesi. San Giuseppe, non la sta tenendo più. Weber, lancio per Well che lotta con De Luca, poi con Sabatti, poi De Luca ci mette una pezza ma la sfera torna a Nito che va da Wilde, uno contro uno con Sabatti, cerca e trova Cesaroni. Well, poi Wilde, il pareggio di Wilde, 2-2. Grandissima azione del CMB, una grandissima azione, palla girata, abbiamo due cambi di campo forti consecutivi, Well che ha messo palla, ci sono andato su Wilde, c'è uno che da lì ti fa malissimo, Carmen, stavamo dicendo che in quel momento il CMB stava facendo meglio del San Giuseppe e quindi raggiunge meritatamente il pareggio. Il pareggio quindi di Wilde, 2-2 qui al Palacoscioni, il movimento di Sabatti che viene premiato, va via Sabatti, il destro, il gol! Subito Sabatti, subito Sabatti! Il San Giuseppe torna subito in vantaggio dopo 30 secondi con la quinta rete stagionale per il nazionale belga, 3-2. Altra grandissima palla da parte di Alec, secondo me poteva fare qualcosa di messo, forse Weber poteva uscire prima, si poteva leggere diversamente, bravissimo il San Giuseppe subito a ribaltare l'andazzo della gara e portarsi nuovamente in vantaggio. Ora è da capire la reazione mentale del CMB che dopo un lungo sforzo aveva raggiunto il pareggio e si è visto dopo neanche 3-4 secondi crollare nuovamente tutto. Weber, Wilde di prima, sbagliato il passaggio per Neto, per Netto, De Luca, Sabatti, quinta rete per il nazionale belga. Molitierno, De Luca cerca e trova Ciano che lascia scorrere, aveva il movimento di Sabatti che invece era totalmente dal lato opposto, palla per Weber, lancio lungo per Well che lotta e va da Wilde, ancora Netto, va via Netto e Molitierno in calcio d'angolo, c'era Wilde sul secondo palo, si è andato via sul destro, quindi perciò Ciano gli ha dato sempre quella, non l'ha fatto entrare in centro del campo sul suo sinistro, ha dato il destro ma Netto se l'è preso tutto. Palla fuori, c'è Cesaroni che lotta, poi Sabatti, Cesaroni, grandissimo Molitierno. Sabatti autore di un'altra rete, un'altra grande intuizione del direttore sportivo Masi, questo del giocatore belga. Wilde, Netto, Wilde contro De Luca, Netto, intercetto di Ciano, poi De Luca, ancora Ciano, Folador, va da Sabatti, passaggio sbagliato, rimessa per il CMB. Vuole pressione Fernandez, si è sentito chiaramente. Sì. Si allarga anche Weber, eccolo qui servito, 6 minuti e 15 secondi, sbaglia un controllo, poi salta Sabatti, ma non salta Ciano, ha rischiato tantissimo qui Ciano, bello da vedere, meno ha rischiato tantissimo qui, è stato molto bravo Ciano ad andare a chiudere questa palla. 6 minuti e 10 secondi, Well attaccato da Sabatti, palla per Netto, la finta su Folador, ancora Netto, Cesaroni cerca e trova Well e va da Netto, Wilde, Ciano ci mette una pezza, la palla torna a Weber, pronti Alex e Duarte. Sì, Duarte serve perché sta spingendo, intanto veramente. Sabatti la recupera, il rimpallo non è favorevole a De Luca, ancora Sabatti che anticipa Well, riparte De Luca, 2 contro 1, poi serve Sabatti ma rinviene un eterno Netto,
Wilde, va via Wilde, c'è il fallo credo di Folladorm su Wilde, lascia il campo ad Alex, intanto ci prova Wilde, aveva visto Molitor già va per difendere Alex, per gestire, per dare qualità. La giocata intanto di Duarte su Wilde, quarto fallo per il CMB. Zero ne ha commessi fin qui il San Giuseppe, 5 e 24. De Luca, Ciano, Duarte, Alex, cerca e trova De Luca. Ottima questa uscita del San Giuseppe, con De Luca si è fermato fra le linee, sono andati in 3 contro 2, ora lento però nel riportare avanti, se De Luca avesse girato subito palla potevamo ripartire in 3 contro 2. Alex, passaggio di ritorno sbagliato per De Luca, segna anche un po' di stanchezza. Ma uno dei primi errori di Alex in questo incontro. 4 e 59 al termine di questa stupenda gara. Eccolo qui il De, solata e destro addosso ad Alex, rimessa. Ora ancora un altro giocatore di ulteriore qualità come Andrés Santos, quindi al massimo della sua qualità in campo il CMB, della sua potenzialità offensiva. Mancava un fallo al San Giuseppe, quindi 4-1 la correzione del secondo arbitro Zanfino di Acropoli. C'è il fischio, c'è bisogno del fischio, quindi Well deve ribattere. 4-1 i falli. Forse mister Nitti che ha chiamato fuori Cesaroni, probabile anche che lo possa far riposare per poi farlo rientrare con il power play. Netto, Wilde, uno contro uno con Duarte. Intercetto di Duarte, riparte Alex, 2 contro 2, ritorna anche Well. Va via Alex che cerca e trova Duarte che voleva tornare da Alex, l'intercetto fondamentale di Wilde, rimessa per il San Giuseppe. Sì, quella era la giocata di Alex, ha puntato, ha scaricato su Giaba per poi andare a prendere la palla sul secondo palo. Ciano, Pedrinho, Alex, Molitierno, 4:30, lancio di Molitierno per Duarte, troppo lungo. Ricordiamo anche che il San Giuseppe martedì ha disputato una gara abbastanza intensa con la metà catena. Intanto il lancio di Weber per Wilde, perfetto, va via Wilde che apre comunque il mancino, disturbato da Pedrinho. Molitierno blocca e fa ripartire Alex, va via poi Ciano, c'è Duarte, Ciano voleva Pedrinho, intercetto fondamentale di Santos che lotta poi con Duarte, il passaggio di Neto per Wilde che la tiene in campo e torna da Neto, ritmi davvero infernali. Weber, poi Cesaroni di prima, splendida palla per Santos, a memoria Cesaroni, poi lotta Ciano, va via Santos che salta anche Pedrinho, va ancora Santos che apre il mancino, palla sul fondo, grande azione altra di Santos. Grandissima giocata di Santos che nonostante fosse passato spacca completamente in due la difesa del San Giuseppe, per poco non riesce a realizzare il gol del pareggio. Ciano, palla per Pedrinho che lotta, ma in anticipato ancora da Santos, c'è Cesaroni che va da Wilde, l'intercetto con la gamba di Duarte, riparte Alex che è uno contro uno con Neto, lo salta Alex, fallo di Neto, quinto fallo. Si è fatto male Giava questa stirata, non so se sono crampi o un problema al ginocchio. No, al ginocchio no, credo un problema, forse un fastidio muscolare nella stirata. Cambio, sta dicendo cambio, non riesce a proseguire. No, sono crampi, sì, sono crampi. Campi, fortunatamente sì. Per il Real San Giuseppe e per la partita in generale dovrebbero essere crampi per Giappa. Duarte, 3:37, 3-2 San Giuseppe, 5 falli per il CMB che poco fa con Neto su un'altra grande giocata di Alex ha esaurito il bonus dei falli con Duarte che lascia il campo a Sabatti, l'autore del 3-2. Queste due squadre che stanno dando tutto, si stanno giocando un accesso ai playoff, sarebbe realmente un peccato non vedere una delle due fra le migliori 8 d'Italia. Sabatti cerca e trova Ciano che va da Alex, si accentra Alex marcato da Santos, poi Ciano, De Luca, Sabatti, la giocata su Pulvirenti, poi c'è Neto,
Weber. 3 minuti e 13 secondi. Pulvirenti. Santos. Attaccato da Ciano, Pulvirenti va da Neto. Cesaroni. Esce bene il CMB da questa pressione. Esce molto bene il CMB. Santos, punta De Luca. Palla sul secondo palo, poi diventa un tiro, poi Pulvirenti, Molitier non evita il calcio d'angolo. Era una palla per Pulvirenti, poi è diventato un tiro. Il CMB è una squadra che ha tanto coraggio nell'uscita, si vede una squadra che è piena di principi, esce sempre con grande qualità, con grande convinzione nei propri mezzi. Intanto è entrato Well, power play per Nitti. Well, quinto uomo, 5 contro 4 a 2.54 dal termine. Cesaroni, Neto, Wilde, eccolo qui il sollecitato da Wilde, pressato da Folladore, ancora Wilde, passaggio per Santos, la deviazione di Folladore, angolo, anzi no, rimessa, no, calcio d'angolo, detto bene in un primo momento, con Santos che va da Wilde. Neto, Cesaroni, Neto, velo di Well, Wilde, palla per Neto, la deviazione Sabatti da porte vuota, caccia male, palla addirittura in rimessa laterale, riparte il CMB, 2.27. Ha rinunciato a Weber, sì. Schierato un giocatore di movimento come power play Nitti, quindi Wilde, Neto, 2.23. Cesaroni, Wilde, Neto, si abbassa il San Giuseppe, c'è Well, Santos, palla al centro, la porta è vuota, Sabatti prende la mira, colpo di testa fondamentale. Fondamentale, la palla sarebbe entrata in porta. Rientra intanto Duarte, anzi no, resta Folladore in campo, 2-12. Sabatti, Alex, va da Folladore, 1-2 che si chiude, va via Alex che la tiene in campo, punta Cesaroni, ma con calma torna da Folladore, ultimi 120 secondi del match, la giocata di De Luca che rischia tantissimo, poi c'è Folladore che lotta con Neto, momento di confusione, la palla torna a Cesaroni, poteva gestirla meglio qui, sì. Di San Giuseppe, rientra Well, 5 contro 4, Santos vuole aprire il destro, lo fa Molitierno, poi Sabatti la mette fuori, ma c'è stato il tocco di Santos, rimessa per il San Giuseppe. Chiede un minuto Folladore, rientra Ciano, pronto anche Duarte, 1.43. De Luca, Ciano, passaggio per De Luca, riesce ad anticiparlo Neto, c'è Santos, Wilde, va a puntare Ciano, Wilde, Molitierno in spaccata, Cesaroni al gol di Paolo Cesaroni, 3-3 a 1.32 dal termine, il pareggio del CMB. Ancora praticamente in rete Cesaroni, ora sicuramente Fernandez giocherà lui la carta del power play, perché sappiamo che la situazione di pareggio porterebbe praticamente il CMB quasi sicuramente ai playoff, invece Carmine di San Giuseppe, se non dovesse vincere tutte, rischia veramente di faticare ad arrivare a fare i playoff. Quindi Fernandez prova il tutto per vincere questa partita. De Luca infatti indossando la maglia del portiere di movimento, il pareggio di Cesaroni. Una partita infinita. Infinita. Ci regalerà sicuramente ancora 1:32 di grandissimo futsal. 14° gol stagionale per Cesaroni, che andò a bersaglio anche all'andata. È stato fondamentale quel colpo di testa di Neto, sì, perché il destro di Sabatti andava in porta. Sì, andava in porta. Niente, è stato attento, poi ancora il signor prestito ha avuto pazienza e qualità nel girare palle, ha trovato il gol del 3-3. Ora saranno veramente 90 secondi stupendi, che no, i 90 secondi forse più importanti di questa stagione generale, nel 90 secondi più importanti della storia della formazione del padron Auletta. Con la telecamera siamo andati a scoprire un po' tutti e due timeout, 5 contro 4 adesso per il San Giuseppe, con De Luca in campo. San Giuseppe giocherà, se la giocherà con Alex centrale destro, con i due mancini di qua, De Luca e Folladore di là, Ciano e Sabatti, ha perso probabilmente anche Duarte, non riesce a essere dei 5 per questi ultimi secondi.
1-32 il pareggio quindi di Cesaroni. Intanto 3-3 del Petrarca. Abbiamo parlato troppo presto del Petrarca. Siamo dimenticati della qualità immensa che hanno i calcettisti di Giampaolo. Giocata di De Luca prestato da... C'è il fallo intanto di Pulvirenti sul Follador. Tiro libero per il San Giuseppe. Con esperienza Follador le proteste del CMB. Anche qui non giudichiamo, non abbiamo l'ausilio del replay. No. E a 1-17 tiro libero per il San Giuseppe, il secondo della stagione. Secondo me è una delle squadre che le ha cacciati di meno di tutta la Serie A. L'unico contro il Genova il 30 dicembre, se ricordi, con il destro di Duarte che terminò alto. Fu l'unico tiro libero in favore della squadra ora di Fernandez, allora di Centonzi. Alex contro Weber. Proteste della panchina della CMB per questa decisione degli arbitri. Sesto fallo del team di Nitti. Ci va Alex sulla lunetta dei 10 metri. Stanno realmente indemoniati i giocatori del CMB. Alex, il destro Weber dice di no, si salva il CMB, grossa occasione per il Real San Giuseppe. Rientra De Luca, ultimi 76 secondi, manca Carmine in questi 17 secondi, abbiamo visto già tantissime cose, quindi manca un'eternità. De Luca, Alex, De Luca, Follador, De Luca, Alex, ancora Follador, De Luca, 59 secondi al termine. Sabatti. Chiede qualcosa, chiede un giro Fernandez. Giocata di Alex, Sabatti, la tiene in campo. Alex, De Luca, Follador, ancora per De Luca, la pressione di Wilde, Follador di prima, sbagliato. Si arrabbia tantissimo Fernandez, rientra Molitierno. 39 secondi. Ora rientra Santos per dare più qualità e time out per il CMB. Prova a tenere palla. Il CMB ha fatto entrare subito Santos Mister Nitti per provare a tenere palla. Sono 40 secondi in cui sarebbe importante per la formazione ospite provare a tenere quanto più possibile il pallone. Vediamo Fernandez invece che sta dando ancora tantissime indicazioni ai propri giocatori. La partita è ancora tutta quanta in discussione. Da giocare. Le indicazioni di Nitti. Cesaroni alla battuta, netto, si allarga Weber, 33 secondi al termine, netto, Cesaroni. C'è Weber che si è staccato praticamente il 5 contro 4, poi Weber rientra tra i pali, netto, prestato da Ciano, va via netto, la palla è uscita, prima rimessa per il San Giuseppe, ultima occasione, 17 secondi, rientra De Luca. Poteva provare ancora di più a tenerla in questo caso. Alex, De Luca, Follador, De Luca, Alex, 7 secondi, Sabatti, Ciano, pressato da Neto, c'è Sabatti, 2 secondi, De Luca, la deviazione di Weber e finisce qui.
finisce qui al Palacoscioni. Intanto il destro di Weber era entrato in porta. Primo pareggio per il Real San Giuseppe, un punto per entrambe le compagini. Gran bella partita, Augusto. Una partita stupenda, Carmine, probabilmente una delle più belle che abbiamo visto quest'anno. Partita intensa, partita di grande qualità. È stato un piacere vederla, un privilegio commentarla. Quindi ti ripeto, speriamo che riusciremo a vedere entrambe le squadre che meritano di essere fra le migliori 8 d'Italia. Andiamo a scandire la classifica con il San Giuseppe che pareggia, sale a 25 punti, stacca di un punto il Mantova, si mette a più 5 sull'Aniene al 12° posto e soprattutto a più 6 dal Pescara al penultimo, con il Genova invece che accorcia e va a 18. Il signor Prestito sale a 34, scavalca la Feldi che ha perso ad Ostia, però Feldi e Meta devono recuperare una gara il 30 marzo, ci vedremo. Sabato prossimo, sempre qui in diretta alle 18.30 dal Palacoscioni di Nocera Inferiore per il turno preliminare di Coppa tra Real San Giuseppe e Lido di Ostia. Grazie Augusto. Grazie a te Carmine, buonasera a tutti. Buona serata da Carmine Esposito e buon weekend.